Oggi volevo farvi vedere come portare un oggetto 3D, magari che avete fatto voi, dentro Clip Studio Paint per poterlo utilizzare all'interno del programma. Allora, è piuttosto facile, è sufficiente utilizzare il formato FBX. Io ho realizzato un piccolo robottino per divertimento, l'ho realizzato all'interno di Medium. E vi faccio vedere il video della costruzione, il video accelerato della costruzione, tanto per darvi un'idea. Ovviamente voi invece potreste averlo costruito in qualsiasi altro modo. Ecco, allora ho fatto l'esportazione e ho ottenuto un FBX con tutte le sue texture. Se lo apro nel programma di visualizzazione di Windows, questo è il risultato. Questo, per portarlo dentro a Clip Studio Paint, è sufficiente l'FBX trascinarlo dentro al vostro documento. Quindi Clip Studio Paint è qui dietro ed ecco qua. Un attimo, sì, ecco. E si è creato un nuovo livello, sul nuovo livello c'è l'oggetto tridimensionale e ho i manipolatori qui a disposizione. Questo oggetto, se viene importato così, è un semplice oggetto statico, tra l'altro si può notare che è girato dalla parte opposta. Allora, i principali modi per muovere un oggetto tridimensionale in Clip Studio Paint sono qua sopra. Con questo primo pulsante facciamo ruotare la telecamera e possiamo muoverci in su, in giù, e quindi vedete, per esempio, posso girarci attorno e riuscire a portarlo a una visuale più normale. Poi potete notare che se mi sposto sull'oggetto vengono evidenziate delle aree.
Queste aree sono le parti dell'oggetto all'interno del file FBX, che nel caso di Medium sono state ottenute dai livelli di disegno all'interno di Medium. E con quest'altro tasto sposto a destra e a sinistra l'oggetto all'interno della scena, quindi è come se con la mia telecamera mi spostassi a destra e a sinistra. Con questo invece sposto la telecamera avanti e indietro e quindi in pratica zoomo e faccio l'oggetto più piccolo o più grande. Purtroppo, come potete vedere, Clip Studio Paint è davvero molto molto lento a gestire il 3D e quindi questo è uno dei motivi per il quale io di solito non lo uso. Però voglio mostrarvi lo stesso nel caso che a qualcuno possa essere utile. In questo momento ho girato l'oggetto e la luce è dalla parte opposta. In questa piccola finestrella qua ci sono molte opzioni su come mostrare l'oggetto. Quindi, per esempio, se io spunto via applica la luce, l'oggetto è completamente senza ombre, senza luce e anche l'ombra a terra posso metterla o levarla. Allora, per esempio, adesso applico la luce ma non l'ombra. E con questa sfera posso decidere da dove viene la luce. Immaginate che sia il sole, immaginate di star vedendo dall'alto il mondo. Adesso sto spostando il sole in quello che è il mio davanti, che in realtà era appunto il dietro. E quindi vedete, ho spostato la luce. Ci sono dei preset di visualizzazione, per esempio, appunto, di fronte. Se lo clicco, posso sceglierli anche da qua giù. Ecco, Camera Angle from Preset. Posso sempre cliccare da qui e sceglierlo anche da qui, di lato. Ovviamente il mio personaggio è stato disegnato, diciamo, all'incontrario e quindi il suo dietro è il davanti. Allora, come dicevo, questi tre spostano la telecamera, e quindi l'oggetto rimane dov'è, ma riesco a visualizzarlo in modo diverso. Questi altri tasti spostano l'oggetto vero e proprio. Quindi, per esempio, con questo posso spostare l'oggetto a destra e a sinistra, ma l'oggetto, infatti, vedete che il pavimento rimane fermo rispetto a questo tasto che spostava la telecamera. Infatti, se per esempio dico di disegnare l'ombra e sposto l'oggetto verso l'alto, si allontana dalla sua ombra. Vedete? E addirittura era leggermente conficcato nel pavimento, infatti, prima, e quindi si mischiava con la sua ombra. Questo appunto lo fa ruotare e questo lo fa inclinare a destra e a sinistra. Comunque, come vedete, il pavimento rimane sempre fermo e l'ombra di conseguenza. Con questo lo faccio girare sull'asse Z, diciamo, sull'asse verticale, e con quest'ultimo pulsante lo muovo sul piano del pavimento, quindi lo porto più lontano oppure lo porto più vicino. Fate finta che il vostro mouse indichi il punto dove mettere i piedi, e quindi infatti per quello quando ero lassù in alto è sparito via all'orizzonte. Questo è un livello un po' come tanti altri, per cui si può andare a dargli delle impostazioni di colore e cose del genere. In questo momento, per esempio, se io gli do un effetto bordo e decido di metterci un bordo rosso, qua adesso c'è spessore 3, forse è una questione di spessore, vediamo un attimo. Se mi sposto sul livello di sotto, proviamo a vedere se in qualche modo viene confermato, cambiando livello, viene confermato l'aspetto. Devo aspettare, aspettare. Questo è un oggetto anche molto complesso, come avete visto. E adesso lo schermo è diventato tutto nero perché si è un po' piantato Clip Studio Paint e sta, diciamo, fissando l'oggetto 3D al suo posto. E ecco qua, ci ha messo un bel po', tra l'altro è venuto in primo piano un'altra finestra, ma eccolo qua, ecco, vedete, una volta fissato al suo posto, ha preso quelle impostazioni di livello che gli avevo dato e quindi gli ha messo il bordino come specificato già, rosso che gli avevo scelto. Adesso se torno qua sopra sul livello 3D, scompare tutto quanto per questione di prestazione, appunto, ve lo mostra solo alla fine. Questo è molto molto scomodo. Credo
Ecco, se qui si mette display settings su normal, credo che vi mostri il risultato effettivo sempre. Ovviamente questo temo che lo renda ancora più lento. Di nuovo ho cambiato qualcosa, aspetto, vediamo. Il mio computer è molto potente, nonostante questo Clip Studio col 3D si comporta in questo modo. Quello che potete fare è cercare di usare oggetti col minor numero di vertici possibili. Allora, adesso torno, ecco qua. Adesso, infatti, vedete, mettendo su normal, mi mostra le cose che ho scelto qui. Proviamo allora, qua abbiamo Blender. C'è la scena iniziale, premo la A per selezionare tutto, X, cancello e cancello tutto quanto, cubo, luce, telecamera. Importa un FBX e vado a prendere l'FBX del mio oggetto 3D. Se non sapete come fare un FBX, ci sono un altro paio di video che avevo fatto su come esportare da SketchUp, su come esportare da ZBrush. Allora, ecco qua il mio oggetto. È piccolino ed è girato dalla parte opposta. Quindi S, lo ingrandisco un po', ruota sull'asse Z di 180 ed eccolo qua. Un po' più grandino. I colori non li vedo perché sono nella modalità di visualizzazione in grigio, o comunque insomma quella flat. Se mi sposto su quella con le texture, gli do un attimo perché le carichi ed ecco che ho la visualizzazione effettiva del robot. Tra l'altro si può vedere appunto che si trova un po' al di sotto del pavimento, per cui lo alzo e lo metto al suo posto. Ecco. Come vedete, è fatto da questi livelli che sono quelli che ho fatto all'interno di Medium. Quindi c'è una parte, ce n'è un'altra, sono vari pezzettini che corrispondono tra l'altro ai materiali. Allora, per semplicità, vado ad unire, andrei ad unire tutto quanto. Ora seleziono tutti i miei oggetti in Object Mode, premo Ctrl J e ho creato un unico oggetto. Adesso, quando questo qua, un unico oggetto, è appunto il mio robot ed è unico. Prima di tutto vi faccio vedere come ridurre i vertici. Allora, in questo momento devo uscire, andare in Object Mode. Qui tra i modificatori è sufficiente aggiungere il modificatore che si chiama Decimate, che va a decimare, cioè a ridurre i vertici. Essendo impostato a 1 non fa assolutamente niente, devo impostarlo a numeri più bassi. Per esempio, se faccio 0,5, vedete che il conteggio delle facce, da prima quando era 1 c'era scritto 107.000 facce, se metto 0,5 le facce diventano 53.000 e tra l'altro si comincia a vedere che non è granché il risultato. E tra l'altro, probabilmente si può anche provare a fare clear custom split normals data in maniera che, ecco, che le normali non siano quelle presentate precedentemente. Torno al mio modificatore e sinceramente per entrare dentro Clip Studio io vi consiglio di scendere anche sotto le 10.000, purtroppo. Proviamo a vedere cosa viene con 02, 01. Ovviamente, mano a mano che lo abbassate è sempre più scarso da vedere. Però adesso vado in modalità wireframe. Ecco, questo in realtà sono ancora probabilmente troppi per avere un buon risultato in Clip Studio, ma proviamoci, è ancora accettabile. Se lo vedo in questa modalità e non con i materiali si sono tutti rovinati. Se vado su shading, quello che non funziona più è il colore. Siccome alla fine è solo un colore, allora questo qui sarebbe uno dei colori. Invece di metterlo come una texture, faccio maiuscolo A, diciamo cerca RGB, eccolo qua. Oh. E scelgo semplicemente un colore. Quindi questa parte qua, scelgo questo colore qui. Poi su quest'altro stacco questo, cerca RGB e ci metto un altro.
Comunque adesso in pratica ho sostituito quello che erano, perché le texture purtroppo funzionano solo in base ai vertici che c'erano prima. Avendo cambiato i vertici con la decimazione, non funzionano più, bisognerebbe ricrearle, rimapparle. Adesso è un po' troppo per questo video. Ecco, adesso ho un robot a bassi poligoni e posso, lo seleziono, posso andare a fare export, FBX e posso chiamarlo robot. Low. Magari posso premere solo Selected Objects, così mi esporta solo i robot. Faccio Export FBX, vado nella cartella dove l'ho esportato e vedete c'è un robot low ed è anche molto più piccolo proprio come dimensioni del file. Se vado dentro Clip Studio, prendo il file robot low e lo porto qui e vedete che ce l'ho a disposizione. E ovviamente adesso Clip Studio lo utilizza in maniera molto più facile. È fatto da un unico oggetto e non posso farci un bel niente. Posso modificare le posizioni, le scale del singolo oggetto. Tra l'altro, vedete, proprio si muove molto più facilmente adesso. Quindi è tutta una questione di dimensione del foglio per le prestazioni. Posso andare tranquillamente qua, infatti è già su normal. E quindi per dire, vedo già in diretta tutte le cose che faccio, se voglio fare il bordo appunto fuori più grosso, cambiargli colore, mettere qui il retino, vedete, è tutto molto molto più, posso scegliere il bianco e il nero e decidere a che punto arriva l'ombra, è tutto molto più facile, insomma, da gestire. Quando sono tranquillo mi sposto su un altro livello e quello lì adesso è un livello che volendo posso sempre, adesso ne faccio un duplicato, però posso sempre fare tasto destro sul livello e scegliere rasterize e questo diventa un livello disegnabile normalissimo, posso tranquillamente buttare via il 3D. Ah, c'è di buono tra l'altro che se voi avete importato un oggetto 3D, Clip Studio da solo vi prepara il righello 3D. Per cui il regalo con la prospettiva in questione, per cui potete andare a disegnare, dopo averlo importato e messo, avete già pronto il righello per disegnare tutte le altre cose. E quindi adesso butto via questo, se di nuovo, se adesso vengo qui, premo il tasto O per andare, è lo strumento questo qui, lo strumento Operation. Se io vado, allora adesso lo porto di nuovo qui, lo raddrizzo un pelo, che l'avevo storto, giro la telecamera, zoomo indietro e ingrandisco l'oggetto e poi lo sposto, ecco qui. Adesso, come vedete, questo è il righello della prospettiva, per cui io posso sempre, tra l'altro posso anche duplicarlo e portarlo da un'altra parte. Comunque, avendo il righello della prospettiva, quello che adesso non mi lascia disegnare qui, perché è un livello 3D, però posso sempre andare a duplicare questo livello, l'intero livello, e rasterizzarlo, appunto. Rasterize, questo lo tiro via, magari lo tengo da parte, però il vantaggio di avere il righello già pronto vuol dire che io posso tranquillamente andare a disegnare dopo aver importato l'oggetto e ho la prospettiva già pronta e perfetta rispetto al disegno che ho importato. Può essere interessante a questo punto, trattandosi di un personaggio, uno dice: ma come faccio a muovergli le braccia? Allora, la procedura è complicata, vi avviso, però vi mostro la cosa più semplice. Come faccio allora se voglio muovere alcune parti? Questo è un personaggio e ha bisogno di uno scheletro per potersi muovere. Quindi bisogna creare uno scheletro per il personaggio. Adesso crearne uno completo per questo personaggio è magari un po' troppo complicato in questo momento. Comunque, il meccanismo è piuttosto semplice, poi potete farlo meglio voi. Allora, vi posizionate in un certo punto e
premete maiuscolo A per aggiungere e scegliete armatura. Viene creato un elemento di armatura che facciamo finta che voglia essere la nostra gamba, lo spostiamo nell'articolazione dell'anca. No, siccome non riesco a vederlo bene, devo andare qui nella modalità Viewport Display e scegliere In Front. Scegliendo questo sarà sempre davanti, anche se in realtà appunto è dentro, è solo una modalità di visualizzazione. Adesso vado in modalità Edit col tab dentro all'armatura e posso con la G prendere le singole palline delle quali è fatta e metterle al posto giusto. Quindi, per esempio, facciamo che questa sia l'armatura della gamba e la metto lì al posto della gamba. Dopodiché avrò bisogno di duplicare, adesso mettiamoci qua davanti, questo lo chiamo, se vado qua nelle impostazioni del singolo osso, questo posso chiamarlo gamba, anzi gamba L, perché è quella a sinistra. Faccio tasto destro e posso scegliere Symmetrize. E in questo momento ho la gamba destra e non devo fare altro che andare a metterla di là. Se avete rispettato la nomenclatura mettendo punto L, da solo Blender mette punto R. Adesso qui posso andare ad aggiungere un altro osso, magari adesso lo seleziono, lo metto da qui a qua su, vediamo se l'ho imbroccata. Mettiamoci di lato, da qui a qua e poi da qui estrudo di nuovo. Questo lo chiamo torso e questa la chiamo testa. Allora, adesso senza diventare matti, io lascio solo queste quattro ossa per il momento e vi faccio vedere come fare. Bisogna spiegargli come si muovono le ossa in questione, quali parti del modello devono muoversi quando muovo le ossa in questione. Quindi esco dalla modalità Edit per l'armatura e quello che devo fare prima di tutto è unire armatura e mesh. Quindi seleziono l'oggetto, la mesh, seleziono l'armatura, premo Ctrl P, ricordate che l'armatura deve essere l'ultima, Ctrl P e scelgo Armature Deform with Empty Groups. Cosa succede? Che prima di tutto diventano appunto il robot diventa figlio dell'armatura qua nella rappresentazione della scena. E adesso però devo dirgli quali parti corrispondono. Quindi devo entrare qua nella mesh e cominciare a dirgli quali vertici fanno parte di quali ossa. Quindi, per esempio, devo selezionare quelle della testa. Ricordatevi che Blender, se voi siete in una modalità così, vi seleziona solo le cose che stanno davanti. Quindi dovete, adesso posso usare per esempio L per selezionare i blocchi unici, però vedete che va a prendermi anche delle parti che stanno fuori perché in questo momento è fatto così il mio modello. Comunque, se voi premete maiuscolo Z potete vedere in trasparenza tutto quanto e anzi dovete mettervi in questa modalità. Ecco, adesso per esempio questa è la testa. Quando ho selezionato i vertici mi devo mettere qui in questa palette e vedete che qua ci sono i gruppi di vertici. Testa, faccio assegna. Adesso questi vertici sono stati assegnati alla testa. Se premo Ctrl I, inverto la selezione. Adesso di nuovo mi metto qui, tiro via tutto questo. Prendo questi vertici, diciamo così. E questa è la gamba destra e glieli assegno. Dopodiché, di nuovo inverto la selezione, tiro via di nuovo quello che non mi interessa. Ovviamente con una mesh fatta da pochi vertici è un po' più facile andare a controllare cosa mettete, cosa togliete. Qua ce n'è talmente tanti, ho fatto un esempio, davvero complesso, insomma, però è per darvi un'idea. Si può sempre andare a riselezionare, per cui scelgo testa e faccio, se io faccio adesso deseleziona tutto, scelgo testa e faccio select, vedete che ha selezionato la testa, inverto la selezione,
Seleziono la gamba destra, deselect, seleziono la gamba sinistra, deselect, e mi è rimasto solo il torso, e quindi posso andare su torso e fare assign. Ecco, adesso torno in object mode, vado a selezionare lo scheletro, pose, vediamo adesso se funziona, ruoto, e si muovono solo questi vertici. Quindi se faccio ruota sull'asse Z, si gira. Adesso quindi si spostano i vertici che gli ho assegnato. Ruota Z, lo giro, è piuttosto lento. Clicco per confermare. Ecco, vedete che si è girato. Quindi qua sono all'interno di Blender, però questo oggetto può essere facilmente esportato. Quindi seleziono tutto, robot, l'armatura, tutto quanto. Faccio export FBX. Scelgo robot rig, avevo già fatto un'esportazione, quindi avevo già questo file, comunque insomma seleziono, non ho nient'altro per cui posso anche fare a meno di scegliere selected ed esportare tutto. Export FBX, adesso ho l'FBX, torno in Clip Studio, nascondiamo un attimo questi livelli, torno a prendere il mio file, questo robot rig, e lo trascino ed eccolo qui in Clip Studio. Tra l'altro è già arrivato con la posa. Comunque vedete che adesso dentro Clip Studio posso selezionare le singole parti, cioè vengono colorate le singole parti, quindi posso prendere la testa e posso, non da qui ma da qui, posso muoverla dentro a Clip Studio. Questo è il tasto. Opla. Ovviamente adesso io a questo personaggio ho fatto un rigging molto basilare. Come dicevo, non amo molto le funzionalità 3D di Clip Studio perché sono lentissime e scomodissime. Tuttavia, con un oggetto, siccome alcuni lo usano, è comunque un oggetto di questa. Ah, probabilmente la gamba fa da perno di tutto quanto, e quindi siccome se la muovo si muove anche tutto il resto invece di essere il torso, il perno di tutto. Comunque, come vedete, posso, se avessi fatto un rig un po' più interessante, o comunque insomma anche le braccia, eccetera, ma come vedete è solo questione di metterci la pazienza. E ovviamente posso andare tranquillamente a mettere tutto quanto, insomma, posso dire che ci voglia un bel bordo grosso tutto attorno. Non ci pensa già lui a fare i bordi, vi dà una mano appunto magari a metterci i retini. Potete avere un elemento 3D all'interno e anche disegnarlo. E poi, come ho detto prima, tasto destro rasterize e vi tasto destro sul livello. Rasterize e vi ritrovate anche il righello pronto per andare a disegnare tutto quello che vi manca, insomma. Sono funzioni un po' impegnative, mi rendo conto, però qualcuno non è soddisfatto dei modelli pronti che si trova dentro Clip Studio. Questo è un modo per portare all'interno di Clip Studio i propri modelli tridimensionali e anche vi ho fatto vedere come potergli mettere uno scheletro e quindi permettervi di muoverlo. Sta solo a voi perderci il tempo necessario, se lo ritenete utile, a fare tutto questo. Se pensate a degli oggetti molto più semplici, delle tazze, delle bottiglie, delle cose del genere, dove anche il rigging non serve, ricordate che il formato FBX permette facilmente di essere trasportato dentro Clip Studio. Blender è un programma molto utile per noi disegnatori. Io ho utilizzato per anni SketchUp e continuo ad utilizzarlo, però trovo che lo sviluppo di Blender si stia rivolgendo sempre di più verso noi che produciamo, diciamo, arte digitale, che siano fumetti o illustrazioni. Per chiunque fosse interessato ad approfondirlo, io ho realizzato un paio di tutorial. Vi invito ad andare a dare un'occhiata su gumroad.com/malisan. Ho fatto un tutorial per chi non ha mai preso in mano Blender, in cui affronto tutte le parti base del programma e pensato per chi disegna e quindi per cercare di utilizzare Blender non per creare un 3D complesso, ma per creare quello che serve a un disegnatore per aiutarsi nel
nella costruzione di scene complesse, insomma, sia in bianco e nero che a colori, perché il 3D permette di gestire luci, materiali e quindi ci aiuta tanto nel momento in cui vogliamo fare pittura digitale. Un secondo tutorial di Blender è questo, per chi magari ha già seguito il primo o comunque insomma sa muoversi un pochettino nel programma. E in questo caso invece mi concentro su come utilizzare delle forme più semplici per arrivare a degli oggetti complessi, anche con delle procedure, diciamo, di rimescolamento casuale che soprattutto per la fantascienza o comunque anche per città e situazioni del genere aiutano a stimolare la fantasia e cercare di ottenere dei risultati che non ci sarebbero venuti in mente modellando tutto, diciamo, costruito esattamente punto per punto. La casualità a volte dà una mano alla fantasia. Io ho lavorato tanto come colorista anche, quindi gli altri tutorial che trovate riguardano soprattutto la gestione del colore digitale e del bianco e nero e anche le mie tecniche di colorazione. In particolare questo tutorial spiega come coloro, come ho colorato tutte le tavole, insomma, che ho colorato negli anni. Grazie mille, spero di essere stato utile e ci sentiamo alla prossima. Ciao!